Qual sarà l'impatto della legge di stabilità e delle vecchie manovre? Dunque, sommati insieme sono cifre distinte per i tetti di spesa per un verso e per la riduzione delle entrate. Sono i due piani su cui intervengono i tagli. Si tratta di cifre, per caso fortuito, identiche, nell'ordine dei 220 milioni per parte. Quindi avremo meno disponibilità di spazi di spesa per 220 milioni e entrate inferiori per effetto di trattenute alla fonte da parte dello Stato per circa lo stesso importo. Ci saranno tagli lineari, come reagirà la Regione? Dunque, la Regione deve reagire anzitutto già in itinere di legge di stabilità. Ricordo che la legge di stabilità è propriamente un disegno di legge, quindi noi abbiamo anzitutto un fronte aperto sull'attività parlamentare per ottenere, insieme anche le altre regioni e con l'aiuto dei nostri parlamentari, una mitigazione di questo impatto. Abbiamo poi tutto il 2014 per il negoziato sul patto di stabilità, come ogni anno si fa, e quindi quei 200 milioni di oggi annunciati tetto inferiore di spesa dovranno essere negoziati per ottenere delle deroghe, quindi degli spazi ulteriori, così come abbiamo fatto quest'anno. Quindi abbiamo fronti di azione e di mobilitazione che vanno dall'attività parlamentare in corso al negoziato col governo l'anno prossimo e in ultima istanza, lo ricordo sempre, anche l'impugnativa, ove fosse fondata, di norme della legge di stabilità futura dinanzi alla Corte Costituzionale. Okay, una cosa non ho capito.